Pisa, 1200 circa. Leonardo Fibonacci perfeziona la sequenza che porterà il suo nome, facendo riemergere la matematica dal buio del Medioevo. Pisa, 1589. Galileo Galilei ottiene la cattedra di matematica all'università e nel discorso di insediamento dichiara: che una tesi sia contraria all'opinione di molti non mi importa affatto, purché corrisponda all'esperienza e alla ragione. Pisa, 12 ottobre 1931. Il metodo sperimentale e la scienza stanno per compiere un nuovo prodigio. Era il 12 ottobre 1931 quando Marconi faceva un'esperienza importantissima in una nostra frazione, la frazione di Coltano, dalla quale partiva un segnale che raggiungeva il Brasile e permetteva l'accensione del Cristo a Rio de Janeiro. Per l'esattezza il segnale era partito da Roma, dal suo studio in Via dei Condotti, era poi arrivato a Pisa, da Pisa poi era arrivato in Brasile. E da lì partiva proprio un sistema di telecomunicazioni completamente diverso, moderno. L'umanità scopriva un modo diverso di comunicare. Rio de Janeiro, notte del 12 ottobre 1931. Il tasto è stato toccato dal senatore Marconi alle 22:15. La segnalazione che ha provocato l'accensione del proiettore era costituita di tre linee, lunghe ciascuna 5 secondi, separate da intervalli di 3 secondi, e l'impulso elettrico ha attraversato la distanza di circa 8.000 km. Un silenzio attendeva l'esito dell'esperimento. 3 minuti sono passati ed ecco che da Coltano giungeva conferma che l'esperimento era felicemente riuscito. L'idea di illuminare la grande statua del Cristo Redentore sul Corcovado a Rio de Janeiro con un segnale di onde radio partito da Roma e trasmesso dalla stazione di Coltano a Pisa era davvero straordinaria. Non tanto per l'effetto, l'idea di quella di illuminare i monumenti anche degli artisti contemporanei, come appunto il Cristo di Polandowski, era una pratica di grande successo agli inizi degli anni 30. Attraverso l'elettricità si provavano infatti nuovi linguaggi tra arte e scienza. Ebbene, Marconi andava oltre, aggiungeva a questi effetti potenti effetti teatrali di queste luminarie artificiali, il senso di una scienza che univa i mondi, che connetteva, che annullava le distanze. A metà strada tra Pisa e Livorno fu edificata la prima stazione radiotelegrafica Marconi, con sistema a scintilla. Nel 1922 la sostituiva una nuova stazione ad onde lunghe col sistema di alternatore ad alta frequenza e antenne alte 250 metri. Da qualsiasi telefono, chiamando Radio Coltano, l'abbonato poteva ottenere il collegamento con le nostre grandi navi. In tal modo le comunicazioni con la terraferma venivano migliorate grazie all'operosa e infaticabile genialità dei nostri tecnici. L'impiego delle microonde in un servizio permanente viene oggi qui fatto per la prima volta nel mondo. La mia soddisfazione di italiano e l'onore che oggi mi tocca come ricercatore raggiungono veramente il culmine quando penso che questa prima applicazione di un notevole progresso scientifico viene realizzata per facilitare le comunicazioni per le genti, contribuire al raggiungimento della vera pace fra tutti i popoli. Quella che vedete alle mie spalle è la palazzina che ospitava gli apparati della stazione radio di Guglielmo Marconi. La stazione di Coltano rappresentava all'epoca una sorta di record per quanto riguardava le prestazioni delle stazioni radio, perché
raggiunse la massima distanza all'epoca per quanto riguarda un collegamento radio, portando i collegamenti dal Nord America fino al Mediterraneo. Gli eventi successivi della Seconda Guerra Mondiale portarono poi alla completa distruzione di tutto l'impianto radio, e quindi al momento si può solo ammirare quello che resta della originaria palazzina di Marconi, mentre tutte le installazioni successive sono state smantellate o distrutte. Marconi aveva installato grosse antenne con estensioni di chilometri che servivano per scavalcare le distanze dei continenti. A distanza di qualche decennio, nel nuovo secolo, abbiamo avuto qui a Pisa l'installazione di un nuovo centro all'avanguardia con la ricerca fisica, in questo caso sto parlando di Virgo, che così come Marconi aveva fatto in origine e quindi aveva installato un impianto all'avanguardia per la ricerca fisica, anche in questo caso la città di Pisa si trova ad avere un impianto all'avanguardia per la ricerca fisica, e sempre per mezzo dello studio di onde. Pisa, che da sempre è una città attrattiva, è una città anche di scienza, pensiamo che qui gli studi di Galileo che si sono susseguiti, una serie di importanti scienziati, lo stesso Fermi che comunque aveva collaborato con la nostra università, vede poi importanti scoperte anche più recenti, basta ricordare nel 1986 il primo segnale internet proprio a poche centinaia di metri da dove siamo qui oggi, e che continua poi anche con l'esperienza di Virgo, con le onde gravitazionali in una località qui vicino alla nostra città, e che in qualche modo è in continuità con le esperienze marconiane. Se le onde elettromagnetiche hanno consentito di annullare le distanze e collegare ogni angolo del pianeta, le onde gravitazionali rendono visibile l'invisibile. Lo sapeva bene Einstein, il primo a teorizzarle. Lo sapevano bene i tanti astrofisici che hanno cercato di catturare queste perturbazioni dello spazio-tempo che si propagano con carattere ondulatorio. Finché il 14 settembre 2015 le onde gravitazionali sono diventate realtà tangibile. Ancora a Pisa. Virgo è una macchina straordinaria che abbiamo realizzato con un obiettivo scientifico ambizioso, quello di osservare l'universo attraverso le onde gravitazionali. Qui ci troviamo nella sala di controllo dell'esperimento, dove affluiscono tutti i dati di migliaia e migliaia di canali con cui monitoriamo lo stato dell'interferometro. Virgo dall'esterno si presenta come una grande L poggiata sulla campagna vicino Cascina. Due enormi tunnel in cui è costruito un tubo a vuoto entro il quale un laser si propaga avanti e indietro, essendo riflesso da due specchi sospesi nei punti terminali della L. Il laser serve a misurare con grandissima precisione la posizione degli specchi sospesi. Quello che succede quando passa un'onda gravitazionale è che le posizioni degli specchi cambiano di quantità piccolissime, 10 alla meno 18 metri, una lunghezza che è 1000 volte più piccola del diametro di un nucleo atomico. L'interferometro è dotato di un sistema di lettura molto sofisticato in grado di misurare questa quantità e portarci le informazioni su quello che è successo a distanze lontanissime. Parliamo di zone molto remote del cosmo, e di misurare eventi che sono avvenuti anche miliardi di anni fa.
le scoperte che abbiamo fatto negli ultimi anni, che sono stupende, sono l'inizio di una nuova rivoluzione scientifica, perché non solo vediamo l'universo, diciamo, vivente, sì, vivente vuol dire le stelle che inviano luce, ma vediamo anche le stelle morte, che sono buchi neri, stelle di neutroni, e dunque faremo due cartografie, la cartografia dei morti e la cartografia dei viventi, perché non puoi fare la storia dell'universo se non hai le due, i morti e i viventi. Dunque, una cosa che facciamo qui è veramente capire di un nuovo modo, una nuova cartografia dell'universo. Il 14 settembre del 2015 non ce lo scorderemo mai, perché è arrivata una mail che ci invitava a guardare dei grafici che corrispondevano a un evento, un possibile evento di onda gravitazionale nei dati degli interferometri. Dopo mesi e mesi di verifiche e di lavoro indefesso, siamo arrivati alla conclusione che quella era la prima onda gravitazionale osservata dall'uomo e che ci portava un messaggio di due buchi neri, grandi rispettivamente 29 e 36 masse solari, da un angolo remoto dell'universo. E lì è un po' cambiata la nostra vita, perché da allora di eventi ne abbiamo visti a decine e abbiamo davvero cominciato una rivoluzione scientifica per la fisica e per l'astronomia. Professor Weiss, Professor Barish, Professor Thorne, you have been awarded the 2017 Nobel Prize for Physics. Nel 2017 il premio Nobel per la fisica viene conferito agli scienziati che hanno captato la prima onda gravitazionale grazie agli interferometri LIGO e Virgo. La motivazione cita il contributo fondamentale della componente italiana del progetto. Dopo il premio Nobel per la fisica assegnato a Marconi nel 1909, primo italiano a ricevere questo riconoscimento, il territorio si conferma luogo di elezione della grande ricerca scientifica. Questa vocazione costituisce un patrimonio di inestimabile valore da custodire e sostenere per il futuro. Oggi questa stazione, che è in condizione di notevole degrado, potrebbe tornare ad essere una importante testimonianza dell'opera di Marconi e del suo genio, delle sue intuizioni che ci hanno regalato la tecnologia delle radiocomunicazioni di cui tutt'oggi beneficiamo. Quello che è la mia visione di questo possibile progetto di recupero è quello di dare a chi viene qua la percezione di cosa era il posto, di che cosa è stato fatto da qui e di come le tecnologie che sono state messe a punto anche con le esperienze sviluppate qui sopra hanno portato a dei benefici, a dei progressi tecnologici di cui tuttora beneficiamo nella nostra vita quotidiana. Stazione radio, emissione radiofonica su onda di metri 1984. L'associazione che io ho l'onore di presiedere è un'associazione costituita da soci rappresentanti della società civile, militare, culturale, tecnologica, quindi esponenti del CNR o di centri di ricerca, si propone di essere un supporto scientifico e culturale alle attività già predisposte dagli enti pubblici. Il progetto di recupero della stazione Marconi, che prevede tutta una serie di interventi, noi vorremmo o ci proponiamo di consigliare di ampliarlo con l'utilizzo delle altre risorse che ci sono a Coltano. Mi riferisco alla Villa Medicea costruita dai Medici nel 1587, che oggi potrebbe essere un polo congressuale. Mi riferisco anche alle altre strutture che in questa zona sono abbondanti e purtroppo abbandonate, che potrebbero vedere la nascita di ulteriori interessi da parte di centri di ricerca nazionali e internazionali.
A questo proposito, l'amministrazione comunale ha messo a disposizione 1 milione di euro per recuperare l'importante stazione radiotelegrafica di Marconi nella frazione di Coltano e per renderla attrattiva non solo per costruire un museo raccontando il passato, ma poter portare lì anche delle start-up che si occupano di telecomunicazione e che rappresentano il futuro del nostro paese. Ancora oggi, da Galileo a Marconi, a una nuova scienza entusiasmante della contemporaneità, è possibile immaginare questa unione, questo segnale che unisce tutto il mondo, dando questo messaggio di la luce inviata al cosmo. Una luce naturale che trattiene il senso di un'umanità che deve necessariamente avere consapevolezza di sé. Allora è possibile sognare così uno spettacolo che, illuminando il presente, illumina il futuro. L'esistenza di queste onde di gravità è conseguenza del fatto che niente va più veloce della luce. La luce impiega 8 minuti per arrivare dal Sole a noi. Se il Sole fosse spazzato via adesso, magari da una stella di neutroni, che succederebbe nei successivi 8 minuti sulla Terra? Niente. Perché non c'è modo qui di sapere che il Sole non c'è più. Nessun messaggio ha avuto il tempo di arrivare. Quindi per 8 minuti la Terra sarebbe ancora attratta dal Sole, anche se il Sole non c'è più. Nel corso di questi 8 minuti qualcosa deve viaggiare nello spazio, portando l'informazione che il Sole non c'è più e l'attrazione del Sole deve spegnersi. Questo qualcosa è un'onda gravitazionale, il propagarsi rapido di una minuta deformazione dello spazio. Le onde osservate ora dal LIGO, l'Osservatorio di Onde Gravitazionali a Interferometria Laser, sono state prodotte da un evento catastrofico, lo sprofondare di 2 buchi neri, uno nell'altro. La violenza dell'evento ha prodotto onde che, come uno tsunami galattico, hanno viaggiato milioni di anni nello spazio interstellare e ora sono arrivate a sciabordare, indebolite, sulle nostre antenne.